Tutto come da pronostico, con il Notaresco che supera l'Olimpia Agnonese, conferma il secondo posto in classifica e certifica il momento d'oro. Terza vittoria consecutiva, ottavo risultato utile di fila, 5 successi e 3 pari nel frangente. Una rete per tempo per i rossoblù, anche se sulla marcatura iniziale sono state accalorate le proteste dei molisani per un tocco di mani da parte di Gallo. Rete a parte sul successo dei notareschini, nulla da eccepire, viste anche le diverse occasioni create nell'arco dei 90 e più minuti. Visti gli impegni ravvicinati, mister Epifani fa riposare Capitan Speranza, che si accomoda in panchina, tribuna per Blando e Ghiani non al meglio. Dopo la squalifica torna Bianciardi, ritrova la maglia da titolare al centro dell'attacco Dos Santos. Gli ospiti si presentano con i due attaccanti argentini in avanti, Abercorn e Sosa, panca per l'ex rossoblù di Lollo. Dopo un'iniziale fase di studio, il primo squillo arriva proprio allo scoccare del quarto d'ora, quando Gallo, in proiezione offensiva, con una girata volante va vicino alla marcatura. 5 giri di lancette e l'estremo ospite è sollecitato dalla punizione di Frulla. Caputo è reattivo e devia in angolo. Al 26esimo ecco l'episodio che porta avanti il Notaresco sul calcio di punizione, la deviazione di Gallo che mette dentro il terzo gol stagionale. Rossoblù avanti con le veementi ed insistenti proteste della squadra molisana. Il direttore di gara e il suo primo assistente si consultano per qualche istante prima di accordare la rete. Sbloccato il match e con i granata quanto mai nervosi, i rossoblù potrebbero raddoppiare subito, ma la punizione di Banegas si stampa sull'incrocio dei pali. Prima del riposo ancora due emozioni. Al 39esimo, nella prima sortita offensiva degli ospiti, Eshiba a farsi trovare pronto sulla conclusione di Sosa dalla distanza. Mentre nel primo dei 2 minuti di recupero è doppia l'occasione per la squadra del presidente Di Giovanni. Caputo respinge il tiro di Marchionni, mentre la battuta di Bianciardi termina sul fondo. Con le immagini di Giancarlo Rapagnà arriviamo alla ripresa, che non offre particolari sussulti fino al 14esimo, quando Banegas, dalla distanza, impegna severamente Caputo. Al 20esimo è ancora il Notaresco a provarci, scambio tra Marchionni e Dos Santos con tiro del numero 7 e palla alta di poco. Appena 30 secondi ed arriva il raddoppio dei padroni di casa. Banegas ruba palla a Tinti, avanza di qualche metro e lascia partire un tiro che non lascia scampo a Caputo. 2-0 ed 11esima marcatura in campionato per il Pocio argentino, sempre più top scorer rossoblù. Da questo punto in poi il confronto perde di intensità, con le due squadre già proiettate alle sfide di recupero di mercoledì. Si susseguono i cambi e dal 29esimo è un super Caputo a negare la gioia della marcatura a Palumbo, deviazione volante sul pregevole cross di Banegas. Con ampi spazi il Notaresco può distendersi e dal 41esimo Dos Santos prova il pallonetto sull'uscita di Caputo, palla sul fondo. In pieno recupero invece Cancelli a sollecitare con un bel tiro l'estremo ospite, abile a deviare in angolo. È l'ultima emozione del match, 3 punti conquistati dal Notaresco che ora si proietta al recupero di mercoledì contro il Tolentino. Match importante anche per l'Olimpia Agnonese, al Civitelle contro il Real Giulianova. Molisani che nel post gara hanno annunciato il silenzio stampa. Mister, verrebbe da dire tutto come da pronostico, arriva l'ottavo risultato utile consecutivo, la terza vittoria, 2-0, una rete per tempo. Questo è l'aspetto positivo, anche se la partita non è sembrata facile come poteva sembrare, ma lo sapevo. Lo sapevo che è una partita che si poteva complicare, perché loro hanno fatto nelle ultime 2 partite, hanno preso tantissimi giocatori, quindi è una squadra che ci credono fino alla fine per cercare di arrivare ai play-out, e quindi lo sapeva. Nonostante tutto abbiamo avuto tante occasioni da gol, e forse dovevamo essere un po' più cattivi nell'esecuzione. Poi la partita l'abbiamo vinta, meritatamente, nonostante la partita loro la facevano diventare molto sporca, ci aggredivano molto, e quindi era una partita difficile. Siamo contenti, mettiamo altri 3 punti alla classifica e pensiamo già alla partita di mercoledì. Visti gli impegni ravvicinati, sei anche riuscito a dare un po' di riposo a qualcuno? Ma è obbligatorio, perché stiamo giocando di continuo, non è semplice gestire tutta questa situazione. È logico che quando posso far rifiatare qualcuno, cercare di dare minutaggio a qualche altro giocatore, lo faccio, perché in funzione delle partite che abbiamo nei prossimi giorni, perché abbiamo una partita mercoledì, una partita domenica, e non vedo l'ora di arrivare a domenica, perché poi ci sarà una sosta dove abbiamo bisogno un po' di riposo. Sul gol dell'1-0 che mi dici?
Ma gol del 1-0, hanno protestato molto, io non ho visto niente dalla panchina, non so se è stato gol di mano oppure non so che cosa dire. Sicuramente è un gol dove ha creato polemiche, però credo che la squadra poi ha vinto la partita creando tantissime palle gol e portando a casa il risultato, perché poi la cosa più importante è quella. Prescindere dall'episodio del gol, penso che la squadra ha meritato ampiamente di vincere, e facendo tante occasioni da gol è stato bravo il portiere loro di fare in diverse occasioni, quindi siamo contenti di portare a casa questo risultato, perché poi quando le partite sembrano scontate le devi vincere, sei obbligato a vincere, e chi te l'ho detto già l'altra volta, chi ti incontra delle volte non ha niente da perdere contro di noi, e quindi gioca magari con la spensieratezza che poi ti fa far giocare male e magari fanno dei risultati, perché poi la spensieratezza ti porta a fare anche risultati. Quindi i ragazzi sono stati bravi a mettersi alla pari loro e vincere la partita.